Kelly, voglio morire come Ned Kelly, voglio morire come Ned Kelly, voglio morire come Ned Kelly. Salve a tutti ragazzi, sono ZWelix e oggi a sorpresa la Rockstar Games ha rilasciato una, diciamo, specie di mini aggiornamento su GTA 5 Online. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non volete perdervi i video sui contenuti di questo nuovo DLC e soprattutto lasciate un bel pollicione in su a questo video se vi sto simpatico e se comunque i miei video vi piacciono, perché non sembra, ma veramente ragazzi, lasciando anche solo un pollicione in su aiutate tantissimo a spingermi su il canale. Ringrazio tutti i dopatissimi che mi lasceranno un bel pollicione in su sotto questo video. Ok, detto questo, parliamo del nuovo, diciamo, mini aggiornamento. Il nuovo aggiornamento si chiama Sfide Sfrenate a Sports San Andreas o una cosa del genere. Pesa 1 GB su PlayStation 4 e include innanzitutto 5 nuove auto, 3 su Legendary Motorsports e 2 su Super San Andreas Super Autos. Le macchine su Legendary Motorsports sono la nuova Super Entity XXR, la nuova Super Cheval Taipan ed una sportiva di nome Vapid GB200. Mentre su Super San Andreas Super Auto abbiamo la Vulcar Fagaloa e la sportiva declassata classe Hot Ring Sabre. In totale con questo DLC comunque abbiamo 16 auto ed elicotteri. Il resto dei veicoli, che sono 11, verranno rilasciati ogni martedì e credo proprio a partire dalla prossima settimana. Un veicolo o comunque un velivolo a settimana. Poi abbiamo 10 nuove gare di nome Hot Racing che potete trovare nella sezione gare stunt e questi avranno doppio guadagno di soldi ed RP fino alla mattina di martedì 27 marzo. Purtroppo è l'unico bonus doppio guadagno di dollari ed RP che abbiamo al momento. E giocando queste gare, volendo, potrete anche sbloccare nuove livree per queste auto del DLC. Infine ci sono nuove tute da racing classiche che potete comprare in un qualsiasi negozio di abbigliamento. In totale abbiamo 7 nuove tute. Purtroppo però non ci sono altri contenuti in questo DLC e niente, per il momento abbiamo solamente questo di nuovo. La Rockstar ha anche annunciato che il 3 aprile uscirà una nuova modalità competizione o una cosa del genere, credo, non lo so, di nome Assalto a Obiettivi. Purtroppo sto leggendo la notizia non tradotta e sto cercando, diciamo, di tradurre ciò che è scritto per farvi capire appunto che cosa uscirà in questa primavera. Il 3 aprile appunto uscirà questa nuova modalità competizione in cui ci saranno 8 squadre formate da 2 giocatori ciascuno, in cui l'obiettivo sarà quello di distruggere questi obiettivi per far raccogliere punti alla squadra, e il mitragliatore che sta usando la torretta sopra il veicolo sarà quello che dovrà distruggere questi obiettivi per far raccogliere alla squadra il maggior numero di punti possibile, mentre gli autisti dovranno guidare attorno al circuito e completare ogni giro mentre il loro compagno sta distruggendo questi obiettivi. Inoltre, il 1 maggio usciranno 10 nuove gare con i veicoli speciali, tra cui la Deluxo, la Stromberg ed il Jetpack, mentre al tempo stesso il 29 maggio usciranno 7 nuove gare multiveicolo, sempre con questi veicoli. E non solo, questa primavera usciranno nuovi strumenti per il creatore delle gare multiveicolo, come anche 2 nuove modalità competizione. Comunque, per chi lo volesse sapere, gli sconti attivi fino alla mattina di martedì 27 marzo sono il 30% sugli appartamenti personalizzati dell'Eclipse Tower, che sconsiglio assolutamente, il 30% di sconto sulle modifiche di tutti i veicoli esistenti in gioco, il 30% di sconto sui garage dell'ufficio e sull'officina personale sempre dell'ufficio CEO. Mentre gli sconti segreti che possono ottenere solamente una parte dei giocatori di GTA Online sono il 50% su tutti gli uffici e il 50% su tutti i magazzini le casse CEO. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un bel pollicione in su se volete supportarmi e se questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo DLC sotto tra i commenti, sono curioso di leggere le vostre opinioni. Personalmente credo che non sia chissà cosa di speciale, onestamente, eh? Non voglio giudicare troppo frettolosamente, però non ho visto chissà quanta roba e sapere che dobbiamo aspettare altre 11 settimane per un nuovo DLC
mi fa un po' dispiacere. Chiaramente, ragazzi, questa è solo la mia opinione, sia chiaro. Potete pensarla come volete e continuerò sempre a dirlo, perché sennò poi alcuni capiscono male certe cose. Vi dico solamente quello che penso, non voglio dirvi cagate del tipo questo DLC è spettacolare, stupendo. No, ho sempre voluto dire ciò che penso. Poi chiaramente non posso subito giudicare un DLC, perché comunque ci ho giocato solamente un'oretta, giusto per farvi vedere queste nuove cose. E appunto oggi sul canale cercherò di caricare almeno un video sulle due nuove super. Poi negli altri giorni caricherò anche altro, chiaramente. Mi raccomando, ragazzi, attivate la campanellina bomba sul canale se non volete perdervi altri video su questo DLC. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video!